utilizzata per soccorsi, soprattutto in montagna, di varie nature o anche in ambiente industriale, chiaramente. Ovviamente il lavoro del Vigile del Fuoco è un lavoro estremamente vario, che non può solamente ridursi all'attività di rilevazione della radioattività, attività di NVCR, nucleare, batteriologico, chimico e radiologico a supporto della popolazione, chiaramente, e alle attività più svariate, varie. Quindi mi sento di dire che la prima caratteristica è la soddisfazione del nostro lavoro, è un lavoro tipico, che ci porta in contatto con le altre persone, ci porta a soccorrere le altre persone, a avere a che fare con persone in difficoltà, quindi ci vuole. Dopodiché adesso stanno facendo appunto queste misurazioni, finite le misurazioni, finite i rilievi fotografici. Fondamentale per il controllo è la perfetta sinergia tra il conduttore e il cane, una sorta di empatia che si viene a creare dopo circa 6 mesi di corso che avviene al Castiglione del Lago e che sono necessari per poter diventare poi conduttore di cani antidroga. Vedete, il cane sta segnalando con la classica raspata delle zampe anteriori, il che lascia presumere la possibile detenzione in sostanza stupefacente. Immediatamente, come vi ho detto, al cane viene dato quello che è il manicotto, fondamentalmente un asciugamano arrotolato con il quale il cane gioca in una sorta di tira e molla con il suo conduttore. È importante sottolineare come i cani della Guardia di Finanza in questo momento lo fa in solitudine, perché in un caso reale avremmo applicato, prima ancora di fare qualunque azione, un raggio di sgombero sui 100 metri in tutte le direzioni. Perfetto, una teoria, siamo riusciti ad aprire l'auto. Pianificazione, altro step successivo, che cosa deciderà di fare? C'è il robot all'interno, ha visto qualcosa che non c'era, gli era già stato, quello che non doveva esserci, gli era già stato descritto dal proprietario dell'auto cosa aveva visto, quindi lui nel momento che ha approcciato ha capito immediatamente qual è il suo bersaglio e ora provvede ad estrarlo, perché ancora non c'è la conferma che sia un ordigno esplosivo o meno. Perfetto, l'azione è riuscita, ora il pacco è fuori dall'auto. Ovviamente la difficoltà in tutto il movimento del robot è quella che l'operatore deve cercare di dare una profondità alle sue azioni che non vede in un monitor che è bidimensionale. Quindi deve cercare dei punti di riferimento.